Grazie. Grazie. Mamma mia. Mamma mia, che entusiasmo. Grazie Napoli. Un entusiasmo travolgente, un entusiasmo che ha preso tutti quanti noi. C'è da dire solo grazie Napoli per questa emozione che ci hai regalato ieri sera. Esordio. Esordio in Champions League fuori grotta, 2-0 al Villarreal, Napoli al secondo posto in classifica nel girone A, il girone della morte di questa Champions League. Noi naturalmente questa sera analizzeremo questa straordinaria vittoria degli azzurri. È il nostro secondo numero di Mondo Azzurro speciale Champions League. Beh, cosa dire? Innanzitutto che portiamo bene, 2 partite, 3, 4 punti, quindi portiamo benissimo al Napoli. Ci vuole l'applauso perché la scaramanzia ha un ruolo fondamentale nel mondo del calcio, e quindi ci teniamo a mantenere intatto, mantenere vergine questo nostro cammino in Champions League. Dicevo insomma di una partita straordinaria, quella di ieri sera, con questa vittoria degli azzurri contro il Villarreal. Mondo Azzurro che accompagna il Napoli in Champions League in diretta naturalmente dal centro polifunzionale di Cercola. Faccio un applauso a questa splendida cittadina ai piedi del Vesuvio. Per parlare di Napoli-Villarreal, per parlare di Champions League, ben in generale, per discutere di calcio e non solo di calcio, un parterre che spesse volte diciamo un parterre de roi, per stare a significare un parterre importante. Io dico che veramente un parterre di amici, di competenti e di persone che amano Napoli e la città di Napoli. E allora partiamo subito con un ex azzurro che più azzurro non si può, visto anche il colore degli occhi, Gianni Improta. Buonasera. Buonasera. Attrice conosciutissima in campo nazionale, partita da Napoli e poi ha spiccato il volo, Antonella Stefanucci. Buonasera. Eh beh, qua è facile dire che in questo momento tutta Cercola è ai suoi piedi. Ciccio Graziani. Buonasera. Ex arbitro internazionale, analizzeremo con lui tutti i punti in discussione di Napoli-Villarreal, ma ha una competenza calcistica a 360 gradi, Carlo Longhi. Buonasera Carlo. E qua da uomo di televisione dico giù il cappello, perché abbiamo una presenza storica della televisione, storica nel senso che veramente ha segnato le tappe più importanti della TV in Campania, Serena Albano. Buonasera Serena. E con Serena parleremo di una iniziativa importante che si tiene in uno dei quartieri più belli della città di Napoli, il quartiere del Vomero. Dicevo bellezze di Napoli, quindi parlavo di Serena Albano, poi parlavo del Vomero. A proposito di bellezze, Gigi Ermetto. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Che non a caso a Goal Show, la nostra produzione lunedì sera, alla quale va il nostro applauso, lunedì esordio per Goal Show con grandi ascolti. Non a caso là ti chiamano il bello di Canale. Ma sbagliano, Carlo. Si sbagliano, non avevo dubbi. E allora Gigi, ti do subito, vai. Il sondaggio, vogliamo chiedere ai nostri telespettatori se il Napoli visto ieri può arrivare lontano. Bene, abbiamo lanciato già il sondaggio, Carlo, questa mattina sul nostro sito internet che è www.novionline.it. Bene, per il 70% il Napoli andrà anche oltre gli ottavi, invece per il 10 si fermerà agli ottavi e per il 20 supererà la fase a gironi. Ti do subito anche... un aggiornamento, cosa c'hai? Sì, un aggiornamento purtroppo su Cavani, Carlo. A proposito, sì, perché l'unica nota stonata di ieri è rappresentata proprio dall'infortunio subito da Edinson Cavani. Quali sono le condizioni del matador? Ha riportato una distorsione di primo grado, quindi con tutta probabilità salterà il match con l'Inter. Vabbè ragazzi, ce ne faremo una ragione con Matador o senza Matador a Milano sabato per vincere. Abbiamo
Abbiamo lanciato il sondaggio. Io ho un sondaggio personale, un sondaggio personalissimo. Invito gli amici che ci seguono da casa, quelli che ci seguono tramite Facebook, quelli che ci vogliono magari mandare un messaggio di posta elettronica, telefonare. Ho un sondaggio personale. Secondo voi, Fabio Quagliarella, la partita dove l'ha vista ieri sera? Questo è il sondaggio che mi piace di lanciare questa sera. E allora, in questa avventura di Mondo Azzurro, due compagni di viaggio che adesso non li vedo, ma tra qualche istante saranno qui con me a fare compagnia al sottoscritto e a voi da casa, Lucio Pierri e Romina Parisi. Buonasera. A voi il palco. Buonasera. Grazie. Veramente tutta amici e parenti stasera, grazie, mi fa assai piacere. Sono dussegato con sta notizia Cavani. Non è tanto perché si è fatto male Cavani. Ma perché? Gioca Lucarello, posto suoi. No, penso Pandev. Gol dell'ex. Ci sta tutto, il gol dell'ex. Buonasera, benvenuti alla seconda puntata di Mondo Azzurro. Pubblico straordinario questa sera, veramente straordinario. Prima di passare agli argomenti della serata vorrei salutare tantissimi amici che sono venuti a trovarci questa sera. Vorrei partire dall'editore del Corriere del Napoli.it, seduto in prima fila con noi, il dottor Carlo Claps. Grazie per essere venuto. Già mi piace per il nome di battesimo a casa. Carlo Claps. Romina. Ma c'è una sedia vuota? C'è una sedia vuota, tra poco sveleremo l'arcano. Questa sera un ospite internazionale, veramente un grandissimo culto. Allora, non è che non avevamo l'ospite, perché qualcuno a casa dice, guarda, l'ospite è venuto meno all'ultimo momento. No, è dietro, sta riscaldando l'ugola, diciamo così. E allora, già abbiamo capito. Prima di andare nel caldo della trasmissione, ricordiamo che la sintonizzazione del digitale terrestre di Canale 9 si trova alla posizione numero 10, mentre quella di Levante TV alla posizione numero 173. Carlo, non ci resta che iniziare, in bocca al lupo. E crepi il lupo, crepi. E iniziamo subito con la prima considerazione sul Napoli, la lascio ovviamente a Ciccio Graziani, non a caso, perché Ciccio ieri sera dal palco del Teatro San Nazaro durante il Gol Show ebbe a dire il Napoli ha solo un obiettivo, vincere. Ti hanno ascoltato e ci hai preso in pieno, Ciccio. Sì, anche perché eravate tutti preoccupati, giocherà Pietro Rossi, non giocherà, invece... Che ti ho detto io, ma che ce ne frega degli altri? L'importante è che Napoli faccia la partita, sia concentrata sulle sue qualità, sul suo entusiasmo, sulla sua voglia di vincere, anche perché veniva da un momento un pochino negativo, perché due partite, un punto solo in campionato, sembrava una squadra in flessione, quindi bisognava avere un po' più di attenzione, anche in virtù di una squadra, il Villarreal, che ieri sera è stata meno bella, meno competitiva di quello che poi... E a volte invece può esprimere quella squadra lì, ma il Napoli ieri sera è stato straordinario, stratosferico, le occasioni che ha create le ha concretizzate tutte subito, andando sul 2-0 la partita si è messa subito nei binari giusti, ma attenzione, è passata quella partita, cominciamo a riconcentrarci sul campionato e soprattutto cominciamo già ad avere una visione di quello che potrà succedere il 18 di ottobre. C'è una partita meravigliosa. Napoli-Bayern di Monaco. Gianni. Carlo. Siccome io credo e sono convinto, porto bene. Sarai al San Paolo. Bravo. Grande. Un'altra volta. Gianni. Invece a te Gianni voglio chiedere l'emozione da napoletano, da ex azzurro, che hai provato nel sentire quella musichetta che per la prima volta è risuonata fuori grotta. Ma guarda, quando ci sono questi eventi, io siccome la gara la guardo sempre a casa, perché è un po' di tempo che mi piace osservare meglio le cose, anche perché poi vengo in televisione e bisogna essere, come dire, preparati. Quindi vedere il San Paolo gremito, in festa, io mi vedo in mezzo a loro, mi ricordo quando avevo 8 anni e ero in Curva A,